Nella 32esima giornata del campionato di promozione, Girone D, il Torconca pareggia contro il Castrocaro per 1-1. Non passa nemmeno un minuto dall'inizio del match e Muggeo fugge sulla destra, entra in area e prima di scivolare serve Fedeli, che da buona posizione spara alto. La risposta degli ospiti arriva al nono, quando Iacovelli, da fuori area, tira alto sopra la traversa. All'11esimo Baffione, dopo una rimessa, si libera al tiro, ma spara la palla addosso a Renna. Il punteggio si sblocca al 15esimo, quando Conti fa tutto bene, elude la difesa di casa e grazie a un rimpallo serve Oliva, che batte Melchiorri. Torconca 0, Castrocaro 1. Al 18esimo Biagini entra in area e lascia partire un tiro che non impensierisce Renna. Al 27esimo Mugnai serve Ricci, che entra in area, ma il suo tiro è da dimenticare. 3 minuti dopo Biagini parte da metà campo e con un'azione personale si porta a spasso tutta la difesa ospite, entra in area e insacca. Torconca 1, Castrocaro 1. Al 42esimo Monti si procura una punizione che si incarica di tirare. Melchiorri salva in angolo. Al 45esimo Fedeli con un sinistro ci prova da fuori area, ma la sfera sfiora il palo. Le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1. Al 25esimo Amadei, servito da Casoli, con un potente sinistro fa venire i brividi a Renna colpendo il palo esterno. Al 27esimo l'arbitro, Massimo Abbagnale, espelle Casoli per doppia ammonizione e il Torconca resta in 10 uomini. Al 34esimo Conti, servito da Mugnai, controlla e tira, ma la palla vola alto oltre la traversa. Al 36esimo Amadei ci prova ancora da fuori area, la sfera è alta. L'ultima azione del match si registra al 43esimo, quando una prolungata azione di Tebaldi porta al tiro Monti. Melchiorri è attento. Finisce 1-1.